Doveva essere il passo più importante verso la realizzazione della cittadella dello sport di Bitonto, ma rischia di trasformarsi in un monumento all'incuria e al degrado. Nel giro di un anno il velodromo dedicato a Giovanni Franzin, stando a quanto raccontano gli atleti che lo frequentano abitualmente, non ha ricevuto praticamente nessun tipo di manutenzione. Così attorno alla pista che doveva accogliere podisti, pattinatori e bikers hanno iniziato a crescere erbacce di ogni tipo, in cui sono stati incastonati, il caso di dirlo, cassonetti della spazzatura ribaltati e pieni di mondizia. Per non parlare dell'illuminazione fuoriusa da tempo in memoria, che costringe i fruttori dell'impianto a correre al buio nelle ore serali. Dell'accordo con le associazioni cittadine per rendere il velodromo fruibile a tutti, così come annunciato a febbraio scorso dall'assessore allo sport domenico Nacci, nemmeno l'ombra. Nessuna notizia nemmeno del campo polifunzionale Paolo Borsellino, che al momento è soltanto un progetto su carta, nonostante i proclami. D'altra parte, l'assessore Nacci ha da risolvere anche le questioni legate alla piscina comunale di Bitonto, la cui gestione è stata affidata sei mesi fa a una nuova società, non senza qualche polemica. La struttura al centro di questo ipotetico agglomerato di impianti sportivi non godrebbe di buona salute, con problemi di manutenzione in vari ambienti e un calo di iscrizioni rispetto al passato.